pittura, fotografia e scultura insieme con la collettiva di arte contemporanea Quattro Esperienze, dove quattro artisti si confrontano con i loro diversi linguaggi. È questa la mostra in corso di svolgimento nella prestigiosa sede del Palazzo Medici di Seravezza, Lucca, fino al 2 maggio, organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Seravezza. Un'esposizione di oltre 100 opere, curata dal critico e storico dell'arte Enrico Dei, già collaboratore e autore di importanti esposizioni artistiche di Palazzo Mediceo. Coadiuvato nel coordinamento e nell'organizzazione da Fiammetta Galleni, collaboratrice dell'Ufficio Cultura, che si occupa in particolare del Museo del Lavoro. Autori delle opere sono quattro artisti versiliesi: il fotografo Andrea Bartolucci, lo scultore Vezio Moriconi, i pittori Fabrizio Favilla e Jed, acronimo di Jacopo Elio Diddio, solitario artista di origini italiane che vive e lavora in una piccolissima isola greca. Sono quattro artisti che hanno fatto del loro lessico una vera ricerca interiore, che poi questa interiorità loro la portano sulla tela oppure sulla creta, sul cemento che sono, o sulla fotografia. Sono quattro artisti che secondo il mio punto di vista possono avere orizzonti ancora maggiori. Avevano bisogno di togliersi un attimo dal loro atelier e uscire per far vedere quello che loro fanno, perché chiunque nella propria professione ha bisogno di stimoli. Questo stimolo è stato capito dall'amministrazione di Seravezza, che ha dato come location, secondo me, una delle sedi espositive più prestigiose che c'è in Italia. Aspetti il Comune di Seravezza da questa mostra? E ci aspettiamo di poter innanzitutto offrire la qualità della proposta artistica di questi quattro autori, che lo merita appieno. E dall'altra parte ci aspettiamo di tornare appunto a dire la nostra anche nel campo dell'arte contemporanea, cioè di poter essere comunque identificati come un polo espositivo che si dedica anche all'arte contemporanea, così come è sempre stato. La mostra, di ingresso gratuito, è aperta fino al 29 aprile, dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19, il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.